questo programma si riflettono dei modi differenti di sentirsi o essere austriaci. Nel caso di Mozart è proprio un cosmopolitismo innato, direi quasi, insomma, tanto che lui durante la composizione di questo concerto per pianoforte e orchestra ha scritto Le nozze di Figaro, e sono profondamente contaminati dall'opera. In Bruckner invece è interessante proprio perché è la prima sinfonia di Bruckner, che quante influenze ancora vengono da lì. Nel caso suo c'è molto meno internazionalismo, ma ci sono tanti punti che potrebbero essere, non dico di Mozart, ma sono influenzati dalla sinfonia Jupiter di Mozart. Un pezzo estremamente complesso, che amo moltissimo, ci vuole da parte dell'ascoltatore una ricerca di entrare in questo labirinto, che si può dire, ma un labirinto che promette molto e mantiene anche. E a volte ho la sensazione nella sinfonia di Bruckner che non stia un essere umano lì a comunicarci la propria visione, ma come se raccogliesse dei pezzi di natura, dei sassi, delle pietre, delle montagne, che ci sia qualcosa, un paesaggio che si stia presentando davanti a noi.